Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua alla mod vita reale, 7 gennaio pure qua su GTA, è domenica, si ritorna, sono finite le vacanze ragazzi e siamo contentissimi. C'eravamo rimasti nell'ultimo video che mi ero vendicato di Jimmy, gli ho distrutto l'Alfa Romeo Stelvio. Stamattina se ne sono accorti ragazzi, è successo il putiferio, il casino in famiglia di Michael De Santa ragazzi, c'è il caos. Sono arrivati tutti ragazzi, la forestale, la polizia, i vigili del fuoco ragazzi, non si capisce più niente e nessuno, ripeto, nessuno sa che siamo stati noi. Lo sa solo Mia ragazzi, gliel'ho spiegato. Lei non è stata d'accordo, ha detto no, cosa hai fatto, cosa hai fatto? E io gli ho spiegato che ho subito 3 volte da Jimmy ragazzi, infatti venite con me, vi faccio vedere il casino che ci sta ragazzi, non me ne frega niente, non me ne frega niente. Abbiamo fatto una cosa brutta, ma se l'è meritato, ragazzi, per tutte le volte che ci ha fatto passare i guai a noi. E il bello, sapete qual è, ragazzi? Che non è finito, non è finita. Jimmy sta già rompendo le scatole a Michael. Indovinate per cosa? Voglio la macchina nuova, voglio la macchina nuova. Adesso me la devi comprare subito, me la devi comprare subito. E ragazzi, adesso entriamo in gioco noi. Gli venderò una macchina, Jimmy. Comunque guardate qua cosa è successo ragazzi. Il macello, intanto noi siamo con la nostra Fiat tipo a noleggio, lì c'è ancora la casa sull'albero. La neve se n'è andata ragazzi, oggi non nevica. Sentite, sentite il casino, sentite il casino. L'abbiamo combinato noi e nessuno sa niente ragazzi, nessuno sa niente. Guardate qua cosa c'è ragazzi. Guardate qua cosa c'è, godo, godo. Allora abbiamo i carabinieri della forestale, la polizia, la panda della forestale, la Subaru della forestale, il Defender della forestale, la Volvo della polizia, i vigili del fuoco, la ruspa dei vigili del fuoco e soprattutto ragazzi sto godendo come se non ci fosse un domani l'Alfa Romeo Stelvio di Jimmy De Santa completamente alluvionata ragazzi, distrutta, ci mancano le portiere, lato guida, lato passeggero, vetri rotti ragazzi, irrecuperabile, guardate qua, lo vedete anche voi con i vostri stessi occhi ragazzi, gomme andate, distrutta ragazzi, tutta graffiata, qua c'è Amanda che si sta lamentando. E stanno tutti quanti dando la colpa a Jimmy. Tracy se n'è già andata. Ha detto: no, questa famiglia di pazzi me ne voglio andare. Non ci voglio più stare, ragazzi. Vigili del fuoco, guardate qua. Mi voglio bagnare. Oggi godo, mi voglio bagnare. Però devo venire, ragazzi. Devo venire, cioè, devo stare qua e vedere. Guardate qua. Q4 distrutta, ragazzi. Irrecuperabile, irrecuperabile. Cioè, è alluvionata, non ci puoi fare niente. Non ci puoi fare niente, ragazzi. Una macchina quando è alluvionata, fidatevi, il motore non parte. Non parte, nel senso sì, ok, sì, va bene, la puoi recuperare, ma quanti soldi devi spenderci? Quindi già stanno discutendo qua. Per poco, ragazzi, non si prendevano ammazzate qua, veramente. Si stanno dando gli schiaffi, pugni, calci, ma soprattutto Michael a Jimmy. Guardate qua, ragazzi, disperati, disperati. Ok, comunque l'unica cosa che posso fare io ragazzi, che io ho già spiegato a Michael, gli ho detto senti, ok, infatti lascio la macchina qua, chiamo Benny, il mio amico, prendo un pick up, la traino io fino all'officina di Benny e poi ragazzi là gli vendiamo la macchina. Ho già la macchina da vendere e già gliel'ho detto a Jimmy e infatti adesso sta rompendo le scatole al padre, ho detto Jimmy, prenditi la Ferrari GT4 di lusso, la Gran Turismo lusso e io ho detto in omaggio ti do anche le borse della Louis Vuitton ragazzi, robe assurde, gli ho messo questo pallino in testa, mo sta rompendo le palle al padre. Comunque guardate qua che casino ragazzi, la Defender, guarda qua, e sono arrivati tutti quanti in soccorso, ho detto ma che cavolo è successo qua, ma che combinato, mamma mia ragazzi, mamma mia, eccolo qua, dai, comunque leviamo il disturbo ragazzi, sono contento. Sono contento, io sono contento, quindi non vi credete ragazzi, sono contento. Anzi, non me ne pento, lo rifarei altre 100 volte, vi giuro. Perfetto, dai, mi accompagnami. Comunque ragazzi, quello che faremo adesso, abbiamo appuntamento con Benny sulla strada principale, gli lasceremo la tipo
Che se la porta lui, perché poi è finito il noleggio qua, ragazzi. E noi ci prendiamo il pick up di Benny. Così poi aiutiamo Jimmy, ragazzi. Ragazzi, la vendetta, come si dice, no? La vendetta è un piatto che va servito freddo. E noi l'abbiamo servito veramente con cura, ragazzi. Nessuno se ne è accorto di niente, perché, cioè, vuoi che comunque ci siano le telecamere qua? No, ragazzi, non c'è niente, non c'è niente. Godo, ragazzi, godo. Jimmy la deve pagare, Jimmy. Jimmy la deve pagare, ragazzi. Guarda qua, lui ci ha rimesso Michael. Ha perso i soldi della Stelvio e in più deve sborsare i soldi per fare stare zitto a Jimmy comprando una Ferrari da noi, ragazzi. Quindi io ci guadagno il doppio, ci guadagno nel piacere di essermi vendicato. E poi anche per quanto riguarda a livello monetario, no? Che comunque ci faccio i soldi sopra, perché ragazzi, mi vendicherò pure là, non vi preoccupate, mi vendicherò pure là. Allora, torniamo un attimo qua, sulla strada, perfetto. Adesso arriva bene, ragazzi, oggi si sta bene. Ovviamente qua non si capisce più niente. Nel senso il clima non si capisce, ragazzi. Guarda questo dove ha parcheggiato, è un pazzo. Allora, mettiamoci qua, ragazzi. Datemi 5 minuti. L'arrivo a tempo che arriva Benny. Prendiamo il pick up e aiutiamo Jimmy Desand. Perfetto, ragazzi. Benny se ne va con la mia Fiat Tipo. Diciamo addio alla Fiat Tipo. È stato un bel noleggio, ragazzi. Ci siamo divertiti. Ok, perfetto. Addio, Benny. Ok, ragazzi. Adesso tocca a noi. Vieni dove vuoi, Mia. Sali dove vuoi. Ok. E qua ragazzi cosa siamo qua? Super Duty. Adesso andiamo da Jimmy, lo aiutiamo, ragazzi lo trainiamo e gli vendiamo la Ferrari. Quindi vedete voi che stiamo combinando, vedete voi che stiamo combinando, ragazzi, proprio roba da arresto. Ma Franklin si è svegliato, ragazzi, si è dato una mossa, nel senso, no? Ha detto: ma perché devo essere fregato? Perché devo essere sempre buono? Quando si è troppo buoni si diventa fessi, ok, ragazzi? Noi cerchiamo di essere buoni, amanti della legge, di tutto, però quando è troppo, quando ci vuole, capito? Che ci vuoi fare? Quando ci vuole, quando ci vuole. Perfetto, dai ragazzi, diamogli tempo pure ai vigili del fuoco di rimettere sta macchina in sesto. Ok. E poi ci andiamo nell'officina di Benny con la GT4 lusso di Jimmy. Ok, ragazzi, dai. Vi prendo sempre 5 minuti di tempo che questi devono spostare la macchina qua. Tanto ci abbiamo il bestione. Ok, perfetto, ragazzi, qua hanno recuperato la macchina. E come vi stavo dicendo, io non stavo mentendo, ragazzi, è praticamente andata. Nel senso, è andata, è andata, è andata. Non c'è niente da fare, ragazzi. Vetri rotti, di tutto, sporchissimo all'interno. Motore proprio, ragazzi, che ci manca proprio il cofano qua. Era un V6 questo, ripeto, ragazzi, una bella macchina. Però che volete. Perfetto, Treniamola, ragazzi, dai. Diamo il comando e treniamo. Ok. Passate un attimo, Mia. Ok, che vuoi fare? Ah, Jimmy, vieni con me. Ah, Michael, non ti preoccupare, dai. Dai, Michael, non ti preoccupare, faccio un attimo prezzo. Non ti preoccupare, gli vendo la Ferrari. Ah, dai, così questo si sta zitto e non rompe. Ah, lascialo sta, poi lo metti in punizione. Compraci sta Ferrari, poi mi dai i soldi, non ti preoccupare. Ah, perfetto, ragazzi, ce ne possiamo andare. Salite. Ok, ragazzi, eccoci qua. Addio. Mamma mia, ragazzi, era là. E per di più la stiamo finendo di sfasciare. Comunque, adesso, vedete? La stiamo finendo di rompere, ragazzi. Ma ormai è andata sta macchina, quindi che ci vuoi fare? Adesso la portiamo là, da Benny, e gli vendiamo la Ferrari a Jimmy. Poi Michael salderà il conto. Ragazzi, oggi è tutto calcolato. Oggi è festa proprio. Ti preoccupa, Jimmy? So cose che capitano, non ti disperà, ok? Non ti disperà, Jimmy. Anzi, dovresti essere felice che stai piangendo su un pick-up con interni che puoi vedere stesso.
Dai, Jimmy, non ti preoccupare. Sarà bella questa Ferrari, eh. Ce l'ho apposta per te questa macchina qua, quindi mi raccomando. Povera Stelvio, povera Stelvio, povera Stelvio, povera Stelvio, ragazzi, povera Stelvio. Ma noi siamo felici e ce ne andiamo tutti quanti convinti. Mamma mia, ragazzi. Guardate in questa visuale. Mannaggia, mannaggia ragazzi, mannaggia. Ma se freno? Ah, ok, no. Oh, comunque è comodo il pick-up di Benny, ragazzi. Benny si fa sempre l'assetto basso, mette sempre le gomme buone, capito? Ed è buono, capito? Vabbè, dai ragazzi, ci vediamo un attimo direttamente là, che qua la situazione è critica, nel senso ci vuole un'oretta di viaggio qua. Perfetto ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati da Benny. Adesso sta macchina qua, ragazzi, che ormai è a pezzi, la devo mettere qua in un angolo, poi diciamo se la vede Benny, ragazzi. Ok, scendete, dai. Ok ragazzi, andate qua ragazzi, come si è rovinata. Alfa Romeo Stelvio, ragazzi, che non è più una Stelvio. Comunque aspetta qua, Jimmy, devo andare qui alla Ferrari. Perfetto ragazzi, eccola qua, la macchina di Jimbo, la nuova macchina di Jimmy DeSanda, ragazzi, guardate qua che bestia. Guardate qua che bestia, ragazzi, una bestia, ragazzi. Allora, apriamo qua. Vedete? GT4 lusso, ragazzi, Ferrari, guarda qua che pezzaccio che ti sto vendendo. Poi ragazzi, come gli ho promesso a Jimmy DeSanda, hai la borsa in omaggio, vedi? La Louis Vuitton originale, questo non è cinese, mi raccomando. Perfetto ragazzi, facciamoci il giro con Jimmy. Mamma mia ragazzi, guardate qua che bestia. Guardate qua che bestia. Mamma mia, che si è comprato Jimmy, raga. Pronto Jimmy? Porta a fare un giro, eh? Poi mandagli le foto a tuo padre. Ragazzi, l'aereo. Senti che rombo, senti che melodia. Questo è altro che sinfonia di Beethoven. Ok? Questa è tutta un'altra storia, è ancora meglio. Tieniti forte qua, eh? Mamma mia ragazzi, che bestia però. Guarda come spinge Jimmy. Con questa le fai innamorare tutti, Jimmy. Senti che ne pensi? Guarda che scatto che tiene, altro che Stelvio. Guarda che melodia, senti che melodia. Sto andando piano, non sto schiacciando tanto, Jimmy. Vabbè, è inutile che ti spieghi i dettagli, il motore, sai già. Mettiamo il tasto gara, dai ragazzi. Tieniti forte, Jimmy, che questa non perdona. Vai. Vedi ragazzi col settaggio gara come viaggia. Comunque ragazzi, dobbiamo fare una riflessione. Con tutto che comunque io ho venduto la Ferrari, comunque si è comprata una bella Ferrari, ragazzi, ho venduto una bella Ferrari GT4 lusso. È una bestia, ragazzi. Veramente veloce, eh.
Quindi non è che lo stiamo truffando, ragazzi. Sì, non è stato un acquisto insensato perché già c'aveva quella macchina, però corre. Vedete qua. Col tasto gara che consuma di più, però va. Ma proviamo, Jimmy, reggiti forte, eh. Reggiti forte, Jimmy. Dopo questa. 3, 2, 1. Vola, vola, ragazzi. Sì. Jimmy, pigliate sta Ferrari. Digli a tuo padre che domani mi manda un bell'assegnuccio. E va bene così, dai, mi dispiace per l'Alfa Romeo Stelvio. Nulla ragazzi, abbiamo fatto un'ottima vendita. Nella disgrazia, ripeto, ho fatto un'ottima vendita. Fatemi sapere cosa ne pensate. Arriviamo a 1000 like per il prossimo video della mod vita reale. Con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bella!